costosi, dannosi, escludenti, antidemocratici e quindi da boicottare. Li definiscono così i test invalsi gli studenti di tutta Italia che oggi sono scesi in piazza a manifestare il proprio no ai test. Pochi gli studenti messinesi che questa mattina hanno partecipato al sit-in di protesta. Riteniamo che i test vadano boicottati perché ogni anno vengono spesi 14 milioni di euro per la somministrazione dei test, hanno dichiarato gli studenti, mentre non ci sono soldi per finanziare l'edilizia scolastica o il diritto allo studio. Sono dannosi perché producono una didattica nozionistica che considera gli studenti numeri e non persone. I test sono incapaci di valorizzare le intelligenze di tutte e tutti. Escludenti perché sono basati su un concetto di merito sbagliato che ignora le disuguaglianze socio-economiche profonde che ci sono fra gli studenti. E infine, hanno concluso appunto gli studenti, antidemocratici perché sono costruiti dal MIUR e dall'Invalsi, mentre la valutazione dovrebbe essere un tema costantemente discusso e deciso nelle scuole dal basso. Diverse le classi nei vari istituti superiori che hanno boicottato i test presentando la scheda in bianco o non registrando la presenza in classe. Gli alunni di tutta Italia sono stanchi di vedere la propria scuola distrutta dal governo, delega dopo delega, di dover fare ogni anno i test invalsi e soprattutto di non essere ascoltati e presi in considerazione dal governo nazionale all'atto di scegliere qualcosa che li riguarda in prima persona.